Salve a tutti letterati e letterati, bentornati di nuovo su questo canale. Oggi, dopo tanto tempo, riprenderemo il nostro viaggio attraverso la letteratura italiana. Eravamo rimasti nel 400 e da qui riprendiamo per parlare della ripresa del poema epico cavalleresco in questo secolo. Per parlare di ciò, bisogna tornare indietro di qualche secolo, alle avventure dei mitici cavalieri, narrate nel Medioevo. Tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, infatti, abbiamo detto che nella Francia del Nord si diffusero due forme narrative molto importanti. Da un lato le canzoni di gesta, dall'altro, invece, il romanzo cortese cavalleresco. Ne abbiamo parlato nei primissimi video, ripassiamo insieme. Le canzoni di gesta erano racconti per lo più anonimi, in cui si narravano delle vicende guerresche inerenti ai cavalieri palatini alla corte di Carlo Magno contro i saraceni. Il più importante cavaliere è il famosissimo conte Orlando. Questo è ciò che chiamiamo ciclo carolingio. Allo stesso modo, un'altra forma molto importante di letteratura medievale è rappresentata dal romanzo cortese cavalleresco, che narrava le vicende avventurose dei cavalieri alla corte di Re Artù, il cui principale esponente è senz'altro Lancillotto, narrato da Chrétien de Troyes. Questo è quello che abbiamo chiamato ciclo bretone. Ora, nel trascorrere dei secoli, queste forme narrative erano diventate ancora più popolari. Non era infrequente che la gente si riunisse nelle piazze ad ascoltare questi racconti da parte dei giullari. Col passare del tempo, però, per andare incontro alle richieste di un pubblico incolto, questa forma narrativa si era degradata e aveva perso il suo carattere originale per assumere forme più rozze, tipiche della letteratura buffonesca o comico-parodica, riassunta appunto in dei cantari. Nonostante i cantari mantenevano tutti i pregi e tutti i difetti di una letteratura popolare, ad elevare la materia narrata in questi cantari ci penseranno alcuni autori che nel corso del 4 e 500 eleveranno la materia a una posizione più elevata dal punto di vista letterario e culturale. Adatta a un pubblico di condizione più elevata. Le corti signorili. Ciò avvenne soprattutto tra la fine del 400 per merito di Luigi Pulci e Matteo Maria Boiardo e nel secolo successivo di Ariosto. Parliamo in primis di Luigi Pulci, che rispetto a Boiardo e Ariosto rimarrà fedele allo spirito burlesco dei cantari. Egli nacque e visse a Firenze. Per un certo periodo fu alla corte di Lorenzo il Magnifico ed era conosciuto soprattutto per la sua poesia comico-parodica, basata sullo stile della cosiddetta satira del villano, ovvero quella produzione letteraria in cui tutto ruotava sulla rappresentazione negativa della figura del contadino, descritto come un essere bestiale, rozzo e avido. Questo genere si era affermato con la nascita dei comuni. E ben presto divenne un cliché nella produzione letteraria italiana anche dei secoli successivi. Nel Ma l'opera senz'altro più famosa di Luigi Pulci è Il Morgante, un ampio poema in ottave che narra le vicende dell'omonimo gigante e delle sue stravaganti imprese. Una prima redazione dell'opera risale al 1478, ma il testo fu rimaneggiato successivamente con l'aggiunta di altri canti. La narrazione non ha un disegno organico unitario, bensì episodico, e trova le sue fonti nelle vicende dei conti paladini alla corte di Carlo Magno, conti che però appaiono molto diversi. Perdono la loro eroica dignità degradandosi a livelli buffoneschi, caratterizzandosi quasi come antieroi, dando all'opera un effetto comico e serio, aggiunto anche dalla lingua in cui è scritto il Morgante. Al toscano parlato si aggiungono latinismi, termini filosofici e letterari. Per
che straniano il lettore. Per non fare che un esempio, possiamo citare il canto 18, in cui il gigante Morgante incontra il mezzo gigante Margutte. E emerge appieno lo stile parodistico dell'opera di Pulci, basato soprattutto sulla ripresa della poesia comico-parodica di Cecco Angiolieri, il quale nel Medioevo, in un celebre sonetto, cantava «Tre cose solamente m'hanno in grado, le quali non son ben fornire, cioè la donna, la taverna e il dado», cioè le donne appunto, il bere e il gioco d'azzardo. Allo stesso modo Margutte canta le sue virtù cardinali: la gola, il deretano e il gioco d'azzardo. Come si vede, la narrazione è rozza e, diciamo, a tratti anche volgare. E in alcuni episodi, tra cui quello dell'incontro tra Morgante e Margutte, è tutta giocata sui doppi sensi, di cui vi lascerò un esempio in descrizione. Non dimenticate di leggere la descrizione dei video perché trovate degli elementi importanti. Ora invece parliamo di Boiardo, che è coetaneo, possiamo dire, di Luigi Pulci, ma visse e scrisse alla corte signorile di Ferrara. L'opera più importante del Boiardo è senz'altro l'Orlando innamorato, redatta a partire dal 1476. Inizialmente l'impianto dell'opera doveva costituirsi di 3 libri. In realtà solo i primi 2, per un totale di 60 canti, sono finiti, mentre il terzo si interrompe nemmeno a metà. L'opera verrà continuata nei secoli successivi da Ludovico Ariosto, che redigerà l'Orlando Furioso, partendo proprio dalle vicende narrate dal Boiardo. Sin dal proemio, il poeta dichiara di voler cantare cose dilettose e nuove, cioè cose piacevoli e nuove. Nuove perché l'elemento di novità consta non tanto nel personaggio il conte paladino Orlando, quanto nella rappresentazione di questi che ne viene fatta. L'Orlando, cavaliere impavido e nemico dei saracini, infatti cadrà in preda dell'amore. L'avventura inizia quando alla corte di Carlo Magno si presenta Angelica. L'apparizione di Angelica, appunto figlia del re del Cataio, cioè della Cina, scatena il desiderio di tutta la corte di Carlo Magno. I cavalieri partiranno all'avventura per ottenere il suo amore. Lo stesso Orlando perderà la ragione per la giovane principessa. Nell'opera di Boiardo, come si può vedere, compaiono elementi tipici del ciclo carolingio, tra cui i personaggi, Orlando, e elementi tipici del ciclo bretone, la materia avventurosa, gli elementi magici tipici del ciclo bretone che ricompaiono nell'opera di Boiardo, e infine la narrazione amorosa, tipica appunto del ciclo bretone. La comparsa della principessa causò uno scombussolamento tale nel cavaliere Orlando da diventare appunto pazzo. «Ahi, paccio Orlando, nel suo cor dicia, come te lasci a voglia trasportare? Non vedi tu lo errore che ti desvia e tanto contra Dio te fa fallare? Dove mi mena la fortuna mia? Vedo me preso e non mi posso aitare. Io che stimavo tutto il mondo nulla, senza arme vinto son da una fanciulla». Cioè, io, così coraggioso contro i saraceni, sono vinto, senza neanche combattere, dalla bellezza di questa giovane creatura. È chiaro che l'intento del Boiardo è quello di far rivivere gli ideali cavallereschi nel nuovo contesto signorile. Tuttavia, siamo nel periodo umanistico e anche le caratteristiche dei personaggi riflettono questi tratti tipici che non sono più medievali.
Cantati dal boiardo sembrano svuotati dei loro contenuti religiosi, etici e politici per riempirsi di valore umanistico rinascimentale. Un esempio di questo può essere visto nell'incontro narrato nel canto diciottesimo dell'Orlando innamorato tra il cavaliere Agricane, che rappresenta il vecchio modello di eroe, quello che crede soltanto nel valore militare. È invece il modello nuovo rappresentato da Orlando, che sostiene che sì, l'arme suon dell'uomo il primo onore, ma non già che il saper faccia men degno, anzi lo adorna come un prato il fiore, cioè il sapere adorna l'uomo come un prato fa col fiore. Un ultimo riferimento va fatto alla struttura narrativa dell'Orlando innamorato, piena di eventi e vicende che si interrompono, poi si riprendono e ancora si mescolano in fatti successivi che si susseguono nella narrazione. La lingua dell'Orlando innamorato è una lingua ibrida che sul letterario toscano innessa elementi fonetici, morfologici e lessicali tipicamente padani. Per oggi è tutto, se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per vederne altri.